Ok, ci siamo. Siamo all'aperto, ma voi mi dovreste sentire benissimo perché ho il microfono, livello pro. Oggi in questo video volevo condividere con voi la mia routine di attivazione pre-allenamento. Quindi io prima di iniziare qualunque allenamento in realtà mi metto qui sul tappeto e eseguo la routine che adesso vi mostrerò, che dura circa 5-6 minuti per attivare tutto il corpo, attivare sia le gambe, le braccia, le spalle, insomma, muovermi, anche se poi durante il mio allenamento magari vado a fare un allenamento gambe, però mi piace muovere tutto il corpo. Quindi iniziamo, inizio appunto dalle gambe. Quindi inizio a testa in giù, cane a testa in giù, e incomincio a appoggiare la pianta e muovermi dalla punta alla pianta. Queste sono idee di esercizi che potete fare, potete crearvi la vostra routine e ovviamente modificarla. Io adesso, come sempre, vado molto a sentimento rispetto a quello che mi viene in mente di fare e gli esercizi che mi fanno voglia di fare. Quindi, dopo aver un po' allungato la gamba, avanti, e slancio indietro fin dove arrivo, magari anche allungandola. Torno indietro, adesso apro un po' il bacino, quindi apro e allungo, uno, cambio, gambe le sento molto più molli, apro un pochino e vado giù, mi appoggio indietro, vengo avanti, indietro, vengo avanti in plank, appoggio indietro, molleggio un po', vengo avanti. Ok, adesso che sto ancora attivando le gambe, io mi metto davanti per farvi vedere, accosciata completa. Sto un secondo così e incomincio a muovermi. Ve la faccio vedere anche di profilo. Sono come bambini. Questo è un movimento, una posizione che noi praticamente ci nasciamo in questa posizione, i bambini la fanno tutti, ma poi perdiamo completamente, cioè non completamente, abbiamo la tendenza di perdere crescendo. Da qui adesso, movimento un pochino più avanzato, apro le gambe e vado giù da una parte, mi appoggio e torno indietro. Non mi siedo, rimango su. Cerco di trovare la mia posizione, le prime sono un po' di adattamento e torno indietro. Due. Quando arrivo giù vado un po', porto il peso un po' indietro e giro il piede che va a martello, così allungo anche qua. Riattivo tutti i muscoli. Se non ce la facciamo, aiutiamoci con le mani. Ora riesco, ma all'inizio proprio mi accompagnavo con le mani, magari anche dietro, quindi da qua mi tiro su, mi accompagno, e io arrivo. Ok, da qua torno in mezzo, tiro un po'. Quello che sto facendo è questo, se no non mi vedete, così. E
e da qua allungo in questo e spingo giù. In questo modo sto iniziando ad allungare la schiena. Mi metto da davanti così vedete. Quindi da qua così e allungo avanti e butto giù le spalle. Ok, sempre per la schiena, adesso da qua, mano, piede opposto, tocco la punta e giro. E cambio, dall'altra parte. Ok, adesso da qua. Giusto per rendere la transizione più fluida, scendo avanti, ve la faccio vedere dal lato, da qua io ho le gambe divaricate, da qua scendo avanti, faccio una curva con la schiena, oddio sì. Quindi, adesso torno un attimo a tappeto. Ritorniamo, cane testa in giù, da qui porto in mezzo alle mani il piede, e rimango qui, gamba dietro ben tesa, da qui porto le mani a lato del piede, sono tutte e due a lato, e adesso io ho piede e le due mani, la mano in mezzo si alza e segue il movimento indietro. Gamba bella tesa, da qui muovo il sposto il peso indietro e vado a prendermi la pianta. Ok, ora lo faccio in movimento, quindi torno indietro, guardo dietro. Questo serve tantissimo se siete di quelle persone come me che quando iniziano magari un circuito, degli esercizi, si rendono conto che fanno il primo giro, comunque la prima volta che eseguono l'esercizio, un po' robotiche. Nel frattempo faccio 4 ripetizioni, poi ritorno indietro, allargo, appoggio. Tengo un attimo così, in questo modo sto tirando qua, e per renderlo ancora più difficile appoggio i gomiti e tiro sul ginocchio, cercando di mantenere sempre una linea dritta, cercando di non muovere il bacino. Dicevo, se siete una di quelle persone come me che quando iniziano a fare un esercizio senza aver fatto del riscaldamento prima, notano che sono un pochino bloccate nei movimenti, però poi magari al secondo o terzo giro, la seconda o terza volta che lo compiono, sono più fluide, allora vi consiglio di fare questa attivazione, perché in questo modo cominciate l'allenamento, il circuito, essendo già fluida. Quindi da qua, adesso, appoggio il ginocchio. Sempre con la mano interna vado a prendermi il piede e rimango su. Se riesco, io non riesco, ok, riesco, mi prendo tutte e due. Qui sto tirando il quadricipite dell'altra gamba. Ok, e adesso rifaccio questa routine con l'altra gamba, quindi torno indietro, tolgo un po', vi sentirete molto più morbide, vado avanti, scusate, ok, tengo un attimo la posizione, gamba bella tesa, ok, ora mano interna e vado dietro, torno su. Giù,
dietro. Due. Tre. Quattro. Cinque. E adesso allargo un po'. Indietro, posso tenere la gamba su, posso appoggiarla, insomma, tutti questi movimenti sono in base al vostro corpo. Tempo fa io non riuscivo a fare tutto questo movimento, non avevo questa mobilità, ci ho lavorato facendo questi esercizi e ho visto che piano piano sono migliorata. L'importante è non sforzarsi e non farsi male. Quindi ora torno su, da qua, prendo e prendo, trovo la stabilità e sto su e tiro e cerco di allungare anche l'interno. Torno indietro e sciolgo, quindi le gambe fatte. Quindi adesso mi sposto un po' sulla parte superiore, da qui cerco di fare un'onda, quindi da qua porto, piego le braccia, cerco di avvicinare il più possibile il petto al pavimento, non tocco e tiro su. E da qua torno indietro. Queste sono le onde con la schiena, ci vuole tanta mobilità. Non è così facile, quindi se non riuscite a reggere il peso quando scendete a tappeto, appoggiatevi. Quindi da qui arrivo qua, mi appoggio, salgo a cobra, se conoscete lo yoga, e torno su. E indietro. Ok, da qui appoggio e spingo un po' indietro. Allungo la schiena, da qua. Un po' di qua. Ok. Concentrandomi un po' sull'upper, faccio il gatto, quindi cerco di spostare tutto il peso sulle spalle. E poi torno giù inarcando la schiena, accentuando il movimento. Termino con un mio esercizio preferito, che serve per aprire il bacino. Io ho l'obiettivo di riuscire a fare la spaccata anche frontale oltre che a quella sagittale e quindi termino facendo un pochino di questo. Ok, diciamo che come vedrete questo video è abbastanza lungo, io ho cercato di inserire alcuni di tanti esercizi che faccio, però ogni volta variano, diciamo. Scusate, ma i device mi hanno completamente abbandonata. Comunque, come vi stavo dicendo, questi sono alcuni esercizi che faccio. Solitamente le mie routine di riscaldamento, mobilità, durano 5-8 minuti, dipende da quanta voglia ho o se devo attendere che si liberi un macchinario. Ad esempio, molto spesso trovo lo squat rack occupato e quindi mi metto lì accanto mentre aspetto, faccio mobilità, a volte dura anche 10 minuti.
tutti. È una parte dell'allenamento per me imprescindibile. Per tanto tempo l'ho ignorata e solo da quando la inserisco con costanza prima dei miei allenamenti ne sto vedendo veramente il beneficio, anche proprio a livello di mobilità articolare. Quindi piano piano nel tempo si migliora. Mi raccomando, quando fate questi esercizi, uno, fate gli esercizi che sentite che riuscite a fare, non sforzatevi troppo e non fate delle posizioni che per cui il vostro corpo non è ancora pronto. Nel tempo arriveranno, ve lo prometto, perché anch'io ero dura all'inizio, poi ho imparato a mollarmi. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, soprattutto commentate facendomi sapere che tipologie di video, di allenamenti, routine, stretching, eccetera, volete vedere. Ho fatto questo video dopo aver ricevuto tante richieste su Instagram, dove ho fatto vedere un video velocizzato, e quindi spero di esservi stata utile. Basta, io vi ringrazio, vi saluto, vi mando un forte bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!